Ciao ragazze, bentornati a un nuovo video. Sono super euforica perché questo sarà il video su Essence, Catrice e tutti i brand che c'erano all'evento a cui ho partecipato. Sono stata a Milano, come sapete chi mi segue su Instagram, soprattutto su Stories, vi ho messo tante fotine. Sono stata appunto a Milano all'evento mercoledì 4 ottobre e non vedevo l'ora di farvi vedere tutto. Parliamo del press day. Allora, ovviamente c'erano i marchi Essence, Catrice, marchi principali, però poi c'erano anche tanti altri brand. Io partirei appunto dai nuovi brand e poi vi lascio per ultimo Essence e Catrice. Vi faccio vedere invece Urban Beauty United, quindi il brand che è questo qui, c'era anche l'anno scorso invece al press day, quindi diciamo con loro è stata un rivederci, quindi una riscoperta. E questa qui, vabbè, ovviamente è tutta la cartella stampa, e vi faccio vedere i nuovi prodotti che hanno presentato. Una delle novità insomma più attese e più presentate è stata questa qui, che si chiama Clean Machine. È praticamente una spugna per il viso, adatta soprattutto, ed è stata testata, infatti si parlava di questo con la ragazza, su pelli sensibili. Qui c'è scritto: spugnetta per la pulizia del viso, inumidisci la spugnetta, applica il tuo detergente preferito ed esfoglia delicatamente per rigenerare la pelle e rimuovere le impurità, priva di lattice. Quindi è questa qui, che io l'ho toccata ed è veramente tipo super morbida, molto carina. Avrà un prezzo lancio, se non ricordo male, intorno ai 4 euro, quindi non è neanche una spesa super costosa, però appunto è stata testata sulle pelli sensibili e hanno avuto dei buoni risultati. Quindi se si può usare sulle pelli sensibili, che si arrossano facilmente, quindi hanno varie problematiche, io non vedo l'ora appunto di provarla, perché secondo me insomma anche sul mio tipo di pelle potrebbe andare a fare una buona esfoliazione. È stata realizzata anche con una tecnologia con microcelle, e appunto perché permette di eliminare tutte le varie impurità della pelle, le cellule morte, quindi fare questa azione scrabbante ma molto delicata, perché appunto è stata testata sulle pelli sensibili. Altra novità che hanno presentato al press days è questo set di pennelli, che io adoro i loro pennelli, ne ho alcuni, sia che li ho comprati io sia che mi erano stati appunto dati l'anno scorso sempre al press day. Però vi devo dire, li ho usati tranquillamente, mi piacciono veramente tanto, li ho lavati, non hanno stinto le setole e nulla, quindi sinceramente mi sono trovata veramente bene. E questo qui si chiama Contouring Brush Set, Promtour dovrebbe essere nello specifico, e ha questi tre pennelli appunto per fare il contouring. Eccoli qui, ora lo apriamo insieme. Sì, set pennelli da contouring, soft highlighter, super contour e smooth definer, setole in nylon. Quindi questi qui, ora li apriamo così li vediamo magari meglio nel dettaglio. Sono contenuti poi dentro questa plastichina trasparente che li tiene appunto in questo modo. E allora, questo qui è il numero 60 soft highlighter, ed è appunto per applicare l'illuminante, quindi mi sembra molto carino, devo dire. Mi sembra molto valido come pennello, però poi comunque lo proveremo e vedremo un attimino. Ovviamente si può usare sia per applicare appunto l'illuminante sugli zigomi, ma anche per applicare per esempio il colore illuminante qui, anche sulla punta del naso, sull'arco di Cupido, sul mento, quindi potete fare svariati usi, ovviamente non è che solo limitarsi all'illuminante vero e proprio. Poi questo qui invece è il numero 62 Smooth Definer, ed è questo pennello, vedete, piatto, con pochissime setole e schiacciate, è molto compatto devo dire, ed è fatto in questo modo. Loro consigliavano di usare gli angoletti per praticamente avere tipo più definizione, e invece la parte più centrale per sfumare comunque il prodotto al meglio. E per finire, l'ultimo pennello è il numero 61 Super Contour, ed è questo pennello che anche questo sembra molto simile, però è più cicciotto, sempre schiacciato in questo modo, io spero si possa apprezzare.
Ovviamente questo appunto è un pennello da contouring, quindi per applicare appunto la terra, bronzer, scolpire vari lineamenti e quindi sicuramente non vedo l'ora di provarli perché appunto come vi dicevo io quelli che ho mi sono sempre trovata bene e quindi sono sicura che mi troverò bene anche con questi. Questo kit, praticamente tutti e tre pennelli, hanno un prezzo di lancio consigliato intorno ai 10 euro. Come vi avevo anche forse già detto su Instagram Stories, perché l'avevo trovati altre volte e quindi ve l'avevo segnalato, questo brand è arrivato anche tipo nella Coop per chi ha appunto la Coop nelle sue zone. Altro prodotto che hanno lanciato è questo qui, che è un trio appunto di spugnette per sempre senza lattice, ci tengo a sottolineare. Questo si chiama Trio spugnetto opacizzanti viso privo di lattice, assorbe microoli per ridurre l'effetto lucido e uniformare l'incarnato. Dopo l'applicazione del fondotinta, premere sulle zone lucide per eliminare gli eccessi oleosi. Quindi è comodissimo e infatti vedete ha queste forme diverse perché appunto serve dopo che è applicato il fondotinta per andare a rimuovere proprio il primo strato superficiale dove appunto magari si lucida poi la pelle. Questi tre prodotti che vi ho fatto vedere che appunto a noi ci sono stati omaggiati a questo evento, non so se sono ancora disponibili, ma comunque fanno parte delle novità autunno-inverno, quindi se ancora non li trovate negli stand vedrete che a momenti arriveranno. Queste spugnette invece, questo è il kit da tre spugnette, hanno un costo all'incirca di 3,50 euro. Altra cosa che vi volevo dire è che questo brand, quindi Urban Beauty United, oltre appunto come vi dicevo prima della Coop, lo potete trovare anche in alcune acque sapone. Infatti presto arriverà anche in Toscana, se non ho capito male che mi ha detto appunto la ragazza. Poi lo potete trovare anche nei supermercati Il Gigante, da Scarpe Scarpe, infatti da me c'è lo stand dei prodotti, e poi da Lilla Poix, Coin e Tulipano, che non so che negozio sia, ma ve lo dico perché appunto qui il comunicato stampa dove hanno aggiunto appunto altri punti vendita che tengono il brand. Passiamo invece a un altro brand che io non conoscevo assolutamente, la ragazza, se non sbaglio, Chiara, sì, dovrebbe essere Chiara, è stata carinissima nel presentarmi e spiegarmi tutte le novità appunto che stavano lanciando. Il brand si chiama Kiss ed è questo qui. Ora, ovviamente vi farò vedere tutto meglio nel dettaglio perché appunto ci sono tantissime chicche, tantissimi prodotti interessanti. Lei è stata veramente gentilissima, mi ha spiegato proprio tutto nel dettaglio. Le prime novità che vi faccio vedere sono queste ciglia qui. Hanno già una linea appunto di ciglia finte che dove le trovate appunto di tanti tipi e tanti modi, hanno proprio un espositore completo con tutte le varie ciglia finte e queste che ho io sono delle ciglia finte dall'effetto diciamo naturale, si chiamano Blooming Lash. Ecco qui, hanno preso tipo tutti i nomi di fiori praticamente, la maggior parte, e sono appunto con dentro la colla inclusa, quindi non dovete fare nulla se non che appunto applicarle. Queste qui in particolare, mi spiegava appunto la ragazza, che hanno una tecnologia appunto con tipo una curvatura già quasi naturale, appunto perché permettono l'applicazione e un risultato molto molto più naturale e più bello. Infatti tipo io quando l'ho vista non vedevo veramente l'ora di provarle assolutamente. Io non sono una che mette sempre ciglia finta, anzi io non ne metto quasi mai, veramente si contano su una mano le volte che le metto, però queste veramente mi ispirano tantissimo e hanno questo effetto, diciamo tipo 3D sull'occhio, molto molto bello, e che comunque si vanno a integrare perfettamente con le ciglia naturali che avete sotto, quindi si vanno proprio a quasi a creare praticamente un'unica cosa. Queste ciglia qui le potete trovare come espositore, se non sbaglio, da Acqua e Sapone, dovrebbero arrivare a breve, quindi stanno trattando e stanno lavorando per noi, come dico io, e le trovate anche da Scarpe Scarpe perché hanno già comunque l'espositore. Ora, dove vado io ancora no, in Toscana, però mi trova la ragazza che appunto stanno ampliando e hanno avuto un buon riscontro sul mercato perché appunto sono stati dei prodotti che appunto sono piaciuti e che hanno ordinato i vari distributori in
in fretta, quindi non vedo l'ora assolutamente di provarle. Passiamo invece alle unghie, vi faccio vedere due chicche. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa qui, che è il Gel Fantasy, sono appunto delle unghie, sono 24, con questo effetto di gel praticamente, eccole qui nel dettaglio. Io ovviamente sono super contentissima che erano argento e verde menta, perché sapete che io amo, adoro questi colori in assoluto. Eccole qui, non vedo l'ora di provarle veramente. Appunto, queste sono quelle da mettere con la colla. Invece c'è un'altra categoria di unghie finte, che sono le impress, che sono appunto quelle che non contengono la colla ma sono praticamente autoadesive, quindi semplicissime e velocissime da mettere, e sono queste rosa cipria e con questi dettagli appunto così. Queste sono 30 addirittura nel pacchetto, e non vedo l'ora appunto di provarle. Le impress, quindi queste qui senza colla, quindi autoadesive, costeranno 10,90 euro. Invece quelle, praticamente queste qui, quindi quelle effetto gel, che hanno però all'interno appunto la colla come vi spiegavo prima, costeranno 12,90 euro. Altra novità presentata al Press Day sono appunto le maschere. Ne avevano di due tipi, c'era proprio tutto l'espositore e due tipi di maschere. Vabbè, io in particolare ho questa qui, però ce ne sono veramente tantissime. Allora, queste qui sono la versione di quelle in cotone, quindi 100% cotone, e sono fatte in questo modo. La busta contiene praticamente una maschera e 20 ml di prodotto sarebbero. Questa mia è all'acqua di cocco, sì, maschera idratante all'acqua di cocco per pelli secche, e è fatta in questo modo, si presenta. Non ha, comunque ci tengo a specificare, non ha né parabeni né coloranti artificiali, e consigliano loro un 15 minuti sempre di tempo di posa, e queste maschere costano 3,49 euro al pubblico. Queste qui in cotone le troviamo anche al carbone per minimizzare pori, sempre per pelli secche. Oltre quella al cocco c'è anche quella all'aloe vera, poi c'è per pelli sensibili quella al miele, per pelli stressate quella al cetriolo, per pelli miste grasse quella al tè verde opacizzante, oppure per riavvivare il colorito quella al limone, e poi sempre per pelli miste grasse quella al sapone nero africano. Io ve lo faccio vedere perché è scritto tutto qui nella brochure ovviamente che ci hanno dato. Eccole qui le maschere, quindi ne abbiamo diverse, quindi per ogni esigenza della nostra pelle. Queste in particolare, si parlava con la ragazza, che appunto sono state anche queste testate su pelli molto sensibili, e quindi vi posso assicurare che non danno nessuna problematica, quindi non vanno a arrossare la pelle, non vanno a creare insomma altri problemi. E quindi su questo infatti ci siamo messi a parlare proprio su questo, perché spesso magari quando si consiglia un prodotto, giustamente magari a me può avere una reazione, a una persona che ha la pelle molto sensibile ne può dare tutta un'altra, quindi diciamo che appunto bisogna sempre stare attenti in linea di massima. Invece le altre che ci sono ma che non ho qui da mostrarvi sono queste qui in idrogel, ecco, fatte in questo modo. Sono praticamente all'olio essenziale di lavanda, rosa canina, cocco e carbone purificante, e queste invece hanno un prezzo di 7,99 euro, quindi un po' di più rispetto a questo. Dove potete trovare le maschere? Quelle in cotone e in idrogel sono attualmente disponibili in tutti i punti vendita Lilla, Pois e il Tulipano, e in alcuni store di Scarpe Scarpe e il Gigante. Quindi questi sono appunto le novità, ma non è finita qui, ci sono anche due super chicche che la ragazza mi ha voluto mostrare, appunto perché ci siamo messi a parlare eccetera eccetera, che questi qui sono due nuovi prodotti che non ci sono ancora sul mercato, quindi saranno lanciati prossimamente, e vi sto parlando di loro, sempre del brand Kiss ovviamente, che sono appunto i famosi guantini per mani e unghie, quindi Hand and Nail Mask Gloves. Questi qui ci sono praticamente un paio in una confezione. Queste contengono olio di argan, collagene e vitamina E. Sono la particolarità di questi, che infatti è una figata che voglio assolutamente provare, quando me l'ha detto la ragazza mi ha fatto notare che sono assolutamente
compatibili con tutti i dispositivi touchscreen, quindi significa che mentre voi vi prendete cura delle vostre mani e delle vostre unghie potete aggiungere al cellulare come meglio credete o con l'iPad, perché non danno nessun problema. È una figata, cioè non vedo l'ora di provarle, perché spesso per un po' per pigrizia, un po' per perché tipo magari non si ha tanto tempo e magari la sera si vuole stare appunto al telefono, però in questo modo appunto potete fare entrambe le cose ed è una figata, si risparmia tempo e si ottimizza tutto. Ve le faccio rivedere, infatti vedete qui c'è scritto appunto touchscreen compatible. Queste si possono tenere da 15 a 20 minuti. Altra novità appunto che ancora non è lanciata nel mercato e che mi ha fatto provare in anteprima sono queste qui, che sono invece foot and toenail mask socks, quindi sono i calzini appunto sempre tipo come quelle per le mani ma per i piedi. Queste sono appunto per idratare magari i piedi, i talloni, le unghie insomma un po' più secche. Contengono olio di macadamia, burro di karité e lavanda. Anche queste si applicano appunto per 15-20 minuti e non vedo l'ora appunto che saranno lanciate sul mercato, perché secondo me incuriosiscono tantissimo entrambi i prodotti. Vi parlo invece di queste tre che ci hanno dato appunto all'evento. Allora, andiamo con ordine. Questa qui invece è la Lemon Cortese Premium Soft Drink. Questi li davano lì dove c'era appunto il buffet, in poche parole, ed è una bevanda dissetante ottenuta con succo di limone siciliano, ideali nelle calde giornate estive. Si può usare sia da sola che anche mescolata ad altre bevande, ci diceva la ragazza. E sono 200 ml alla bottiglina in vetro, ma non si possono trovare nei supermercati, ma solo in alcuni ambienti e locali selezionati, proprio perché è un prodotto un po' più di punta, ecco. C'è scritto bevanda analcolica gassata ed è prodotto da Bevande Futuristiche, che è appunto la casa che sponsorizzava queste sue bevande. Io non lo so, ancora non l'ho provata, non la metterò in frigorifero, ve la volevo prima far vedere e poi ovviamente la proveremo io e Antonio. Poi all'uscita, prima che andavi via, c'era invece la ragazza che appunto prendeva i nomi e c'erano anche queste altre due bevande, sempre appunto di Bevande Futuristiche. Queste praticamente sono ovviamente bio e anche gluten free. Io questa qui in particolare la conoscevo perché la bevo molto spesso quando vado a fare, quando sono al lavoro, che vado a fare comunque colazione o magari ci vado tipo il pomeriggio da Gucci, al Gucci Café. Vedete sempre che io metto sempre tante fotine quando vado lì, e loro hanno proprio questo tè che infatti, cioè, tipo mi aveva colpito tantissimo, quindi questo per me non è stata una scoperta ma una riscoperta, perché appunto conosco già benissimo il prodotto. Questo in particolare è una bevanda d'infuso di tè verde biologico, menta e lemongrass. Ovviamente ve l'ho detto, è gluten free. Sono 250 ml di prodotto, il colore vedete è questo qui ed è appunto sempre in vetro. Invece lì da Gucci io la trovavo in bottiglietta di plastica, loro ce l'hanno appunto in un'altra versione. E invece l'altra che ci hanno omaggiato è questa qui, che invece è con melograno. Questa non l'ho mai provata, ovviamente c'è sempre tè verde di base biologico e al gusto di melograno, e non l'ho provata questa qui, e quindi sono curiosissima di provarla. Anche questa è, dopo il video correranno subito in frigo. Si chiama Ama. Bene, partirei con Catrice perché ci sono meno prodotti e quindi facciamo prima. Allora, la pochettina che ci è stata omaggiata è questa qui, quindi con tutti i nuovi prodotti, ed è così fatta. Io ora la apro e la scopriamo insieme, perché io sì, l'ho vista in questo modo, però non ho ancora aperto nulla perché volevo appunto aprirla in diretta con voi, possibilmente senza fare danni ovviamente. Allora, andiamo subito con ordine. Troviamo questo qui, che è il Glam & Doll Super Black Liner Waterproof di Catrice, con una durata che promette 16 ore ed è appunto questo liner waterproof, quindi super nero. Eccolo qui, con la punta fatta in questo modo. Eccolo qui. Questo
non l'ho ancora mai provato, quindi non vi so dire nulla, sinceramente, quindi poi vedremo più avanti. È della stessa linea, quindi Glam & Doll False Lashes Mascara, però waterproof. Io quello normale, se non sbaglio quello rosa, quindi la versione non waterproof, è già mi piaceva tantissimo, quindi non vedo l'ora di provare anche questo. Ed è sono 10 ml di prodotto, 6 mesi di pago, vabbè, come tutti i mascara. E questo è lo scovolino che andiamolo a vedere. Vedete, è fatto così, curvo come piacciono a me, ma è fine in silicone, quindi anche questo non vedo l'ora appunto di provarlo. Poi abbiamo due nuovi prodotti che sono questo qui è il Retouch Brightening Concealer, quindi un correttore colorato, quindi potete già intuire la colorazione che è una sorta di lavanda e che appunto va a serve appunto come bacchetta magica per andare a illuminare e camuffare insomma le varie imperfezioni e colorito spento. Questo qui sono 1,5 ml di prodotto con 6 mesi di PAO ed è appunto il numero 010 Lavender. Invece poi questo qui è il Retouch Anti Dark Circle Concealer, quindi un correttore ovviamente giallo. Questo qui è un correttore invece appunto giallino per andare appunto a correggere e camuffare le occhiaie molto più pesanti, quindi queste io non li avevo ancora provati, quindi li proveremo presto. Poi c'è questo rossetto, quindi dell'Ultimate Matte Lipstick, numero 040, sono made in Italy questi qui ed è appunto lo 040. Wow, è bellissimo! Guardate qui che colore, questo lo sbocciamo subito perché merita tantissimo. Ovviamente i rossetti Catrice sono super pigmentati, che ve lo dico a fare, guardate qui, cioè l'ho appena sfiorato praticamente ed è bellissimo, mi piace da morire come colore, quindi questo presto me lo vedrete sulle labbra. Poi abbiamo invece altro prodotto, questo qui che è il Volumizing Lip Balm, quindi un balsamo leggermente colorato che va a dare questo effetto plump, quindi di volume alle labbra. Ed è il numero 010 Beautiful Lips, 3,5 grammi di prodotto, 12 mesi di PAO. Poi abbiamo quindi Liquid Lip Powder, questi qui, della linea appunto Metal, quindi effetto Metal Matte, quindi formulazione metallica ma con questo finish tipo leggermente opaco. Sono 6 ml di prodotto, 24 mesi di PAO, made in Italy anche questi, e questo è lo 030 Jenny from the Bronze. E vediamolo subito perché questi non li ho ancora provati e morivo dalla curiosità di provarlo. Bello. Ha questo effetto metallico, vedete, però di base rimane comunque tipo satinato, opaco. E veramente non vedo l'ora di provarlo. Questo sarà uno dei prossimi che proverò a breve. Poi ci sono altri tre prodotti. Allora, due nuovi smaltini della nuova linea appunto che hanno lanciato. Mi sembra che hanno lanciato 6-7 tonalità di questi, che è la Brown Collection, quindi che si ispirano a tutti questi colori, dal marroncino, bordeaux, insomma beige, questi colori qui. Allora, io in particolare ho il numero 02 Sophisticated Vogue. E questo qui invece è lo 04, sì, numero 04, insomma, c'è un nome impronunciabile, ma comunque è quello. Questo è un marroncino chiaro, vedete, bronzato. Invece questo è un questo effetto sempre metal, ma è tipo un borgogna con all'interno però sempre anche un po' di marrone. Mi piace tantissimo il pack nuovo, fatto in questo modo, con questo oro, il tappo tipo in oro. Vediamo com'è il pennellino. Poi, vabbè, si aprono tipo quelli Chanel, quindi ha il classico pennellino, che non è neanche tanto, sì, è un po' di quelli piatti e larghi. Eccolo qui. Vedete, sì, piatto e largo. Ok, poi invece l'ultimo prodotto sempre di Catrice è questo kit che è la Brow Palette Matte & Glow Powder & Wax, quindi è il numero 010 Now Flash Lights, 2,6 grammi di prodotto con 12 mesi di PAO e questa qui vedete è una palettina per sopracciglia con due colori, uno un po' più satinato e uno un po' più metallico e la cera colorata fissante con il pennellino sempre incluso. E anche questo sì, speriamo che non sia troppo chiara, però
la proveremo. E quindi questo era tutto quello che ci ha omaggiato Catrice. Invece passiamo avanti e vi faccio vedere prima Pronice, che era anche lui è un brand che c'era anche l'anno scorso e che quindi già abbiamo conosciuto, diciamo, l'anno scorso, e che era praticamente nella parte esterna dell'evento, insomma, in un padiglione tipo accanto. Loro sono stati, c'era la ragazza che c'era appunto anche l'anno scorso, molto carina, ci ha spiegato tipo tutti i vari prodotti, nuovi lanci, eccetera eccetera, e poi a fine delle spiegazioni ci ho omaggiato di questi prodotti. Allora, ci sono questi due che sono, è una linea, diciamo, che non hanno presentato lì all'evento, ma che comunque già avevano. Quindi ci sono queste due bustine, una è una crema anti-aging per le mani con SPF 15, sì, e l'altra invece, questa qui, è la Deep Defense and Serum, quindi è un siero sempre anti-aging. Poi ci ho omaggiato di questo qui, che è invece il loro, la loro base appunto per le unghie, il Base Coat, che è della linea Long Wear Start. Eccolo qui. Questo qui sono 10 ml di prodotto con 12 mesi di PAO, quindi la base è appunto trasparente. Vediamo com'è, la boccetta è molto elegante perché è trasparente, tutta oro. Il pennellino sia di quelli appunto piatti, un po' larghi, come piace a me, quindi perfetto. Poi ci ho omaggiato del Top Coat, che questo qui è appunto il loro Top Coat di gamma, Long Wear Finish, fatto invece nella boccetta nera, sempre oro. Quindi guardiamo com'è il pennellino. Sì, anche questo è uguale praticamente. E poi ci ho omaggiato di uno smalto che potevamo scegliere appunto il colore. Io infatti quello che mi era capitato non è che mi piaceva molto e l'ho cambiato, ho scelto questo qui, Long Wear Color, che è bellissimo per questo autunno e inverno, io lo sfrutterò tantissimo, mi piace da morire. Ed è il numero, leggiamo qui, 167 Victory Lap. Penso si dica così, sono sempre 10 ml di prodotto e 12 mesi di PAO, e quindi questo è lo smaltino. Sempre molto carini loro, devo dire, è veramente stato un piacere rivederli. E passiamo invece appunto ad Essence, che so che aspettavate questo video che durerà tipo una vita e mezza. Mega pochette che ci hanno dato da Essence, e ora vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Però voi sapete che io i prodotti li avevo già acquistati in Austria, avevo già iniziato a provare tantissime cose, quindi speriamo di avere qualcosa di diverso che non avevo acquistato magari. Allora, questi due no, ve lo dico già subito, quindi sono il primer, ma tanto lo terrò di scorta perché mi piace tantissimo, il Fresh and Fit Awake Primer, quindi dall'effetto glow, per una pelle glow ma naturale e radiosa, e con il complesso per andare a minimizzare i pori, e contiene appunto varie vitamine e l'acqua di mirtillo. Questo qui io l'ho già provato, trovate la review insieme al suo fondotinta della stessa linea, quindi casomai ve la lascio giù nell'info box. Qui, che io ho già provato, però di questo non vi ho fatto ancora la review, quindi non vi dico niente, non mi svelo niente, poi vi lascerò il video quando lo caricherò. Ed è il Prismatic Holo Lighter Stick, quindi l'illuminante effetto olografico. Poi abbiamo questo qui, che è, oh, meno male, un'altra colorazione, olè, fortuna. Questo invece è il Metal Chrome Blush. Io ho quello che vira tipo sul mauve, sì, una tonalità tipo mauve metallizzata, che è quello che indossavo all'evento, che mi è piaciuto tantissimo, ha resistito tutto il giorno, ed è il numero questo 10, My Name is Gold, Rose Gold. Molto carino, devo dire, e quindi per fortuna questo non ce l'avevo. Questo vira un po' più sul marroncino aranciato. Poi ho questo qui che non ce l'ho, ed è il Kiss the Frog Lipstick. Questo qui praticamente ne trovate tre: rana, unicorno e sirena. Io ho l'altro con l'unicorno, che mi è stato appunto dato sempre lì, e invece questo è quello verde, ma ovviamente non è verde, ma cambiano colore in base al pH delle labbra, quindi ognuno avrà una tonalità diversa. E soprattutto
soprattutto fidatevi che non lo levate neanche con le cannonate. Io all'evento provai quello appunto con l'unicorno che poi mi è stato regalato e me lo sono provata sul braccio. Fidatevi che fino alla mattina dopo aveva ancora questo rossettino barra lip balm. La strisciata non andava via con niente. Ho provato col bifasico, arrivato a casa, ho provato anche lì all'evento con varie cose, ma non c'è stato verso. Quindi hanno veramente un potere colorante che dura veramente tantissimo. Poi abbiamo questa qui, che per fortuna io non l'avevo acquistata, quindi olè, meno male, quindi non ce l'ho, ed è la Correct to Perfect CC Concealer Palette. Sì, se non sbaglio io questa non l'avevo acquistato, oddio, mi sto venendo il dubbio, no, ma non l'ho acquistata. E quindi è la palettina dei 4 correttori colorati per andare a correggere le varie discromie del viso. Quindi è una palettina in crema che non vedo l'ora appunto di provarla. Eccola qui, questa è la numero 10, ma c'era solo questa tonalità. Quindi siamo già a 3 prodotti che non avevo, quindi sono felicissima di questo. Poi andiamo avanti e c'è questa palettina che non avevo, questa qui, ed è la Lip Go Wow Lip Art Palette. Questa io non l'avevo acquistata perché non lo so, boh, non è che mi aveva convinto molto, però ora la proveremo e vediamo meglio. Ed è tutta sui toni del rosa mauve borgogna, quindi i miei colori preferiti dell'autunno. Questa è la numero 01, ma ci sono altre due, se non sbaglio, tonalità diverse, quindi siamo a 4 prodotti che non avevo. Poi c'è questa, oddio, si è infilata qui, questa nuova matita di Essence che io non avevo preso perché me l'ero proprio saltata nello stand, ed è la Soft Contouring Lip Liner. Questa qui è la colorazione Sugar for Grey, la numero 11, che è uno dei miei colori preferiti, quindi che ve lo dico a fare, è questo borgogna mauve, più che borgogna sì, è un mauve con del grigio all'interno, che sono i miei colori proprio preferiti in assoluto per questa stagione, ed è appunto una matita labbra di quelle temperabili, opaca ovviamente, quindi altro prodotto nuovo. Poi abbiamo altri due prodotti, allora c'è questo qui che è il numero 05, è la nuova linea di rossetti Ultra Last Instant Color. Sapete che i vecchi li hanno levati tutti dall'assortimento, hanno fatto questi nuovi che sono molto più duraturi nel tempo. Io ne avevo uno che l'ho già provato e mi era piaciuto tantissimo, infatti ve ne parlerò, e questo invece è il numero 05 So Angry Tiful. Sono sempre Made in Italy i rossetti, e questo è il numero 05 ed è sempre un'altra tonalità che a me piace tantissimo. Non mi ricordo se è la stessa che avevo acquistato io, ma spero di no, boh, vedremo dopo. Ed è appunto sempre questo violaceo molto freddo, tendente appunto al grigio, quindi questo non mi ricordo onestamente se era uguale, quindi vedremo. E poi invece questa qui che è la Metal Shock Lip Paint, questa non ce l'ho in questa colorazione, quindi olè, ed è la numero 04 Mercury, quindi sono i rossetti liquidi dall'effetto appunto metallizzato. No, questo colore decisamente non ce l'avevo, ed è una sorta di color carne metallizzato che ha appunto all'interno un po' del nude, del marroncino, ed è questa qui, quindi anche questa è andata bene. Diciamo che dai, sono stata parecchio fortunata, non era semplice visto che avevo acquistato il mondo praticamente. Poi andiamo avanti e c'è questo qui della linea Vibrant Shock Lash and Brow Gel Mascara. Questo non l'avevo acquistato, quindi brava Valeria, ed è il numero 05 Copper Up, quindi fatto in questo modo, ed è appunto un prodotto 2 in 1 che si può usare sia come mascara che sulle sopracciglia. È fatto, vedete lo scovolino tipo come quello del mascara, vediamo com'è come colore, giusto per avere un'idea, chissà se sulle ciglia colorerà. Ovviamente lo proveremo, ed è questo qui, questo metallizzato dorato. Poi altro prodotto che ho è questo qui, per fortuna non ho neanche questa colorazione, quindi mi sta andando di lusso. Io lì per lì in un primo momento pensavo che erano tutti i colori che avevo, infatti ho detto no, tristezza, invece no, ed è uno dei Metal Shock e Shadow, di questi vi ho fatto la recensione di 3 colori che io avevo, appunto il verde mi mancava e quindi sono felicissima di provarlo, ed è il numero 04 Supernova.
Andiamola a vedere gli altri. Sapete che solo quello scuro non mi era piaciuto, ma gli altri due sì. Quindi vedremo che questo verde, insomma, è un po' pure scuro. Vedremo come si comporterà. Eccolo qui. Ha questo effetto appunto metallizzato molto bello. È un ombretto di quelli appunto cremosi. E poi ho questo qui che non ho acquistato, il Super Last Eyeliner Deep Black. Quindi è un eyeliner liquido. Questo qui, il numero non c'è scritto. Ok, no, non c'è scritto, quindi penso ci sia solo questo. Ah! No, vedete il pennellino è piegato. Oddio, non so se è proprio così o se è tipo fallato il mio. Boh, andrò a vedere nei comunicati stampa, quindi non lo so, però vediamo. Proviamo a fare una riga. Eccolo qui. È bello nero, questo sì mi piace, però non ho capito se il pennellino è proprio così. Oppure se è tipo fallato, boh, vedremo, insomma, questo vabbè, riserviamoci di capirlo in un secondo momento perché sennò il video dura un'eternità. Poi ho questo qui che non avevo acquistato, quindi olè, il Instant Volume Boost Mascara, quindi questo viola, perché c'era il viola e il blu. Questo ha lo scovolino praticamente di quelli fatti in questo modo, dritti, ma bello cicciotto, che appunto serve per dare super volume, quindi questo non l'avevo acquistato, quindi va bene. Poi ho altri quattro prodotti, gli ultimi quattro, che sono prodotti per le unghie. Quindi questa la leviamo, così facciamo spazio. Allora, uno di questi che era il mio colore preferito che volevo acquistare, ma avendo avuto il gel sulle unghie non avevo acquistato e quindi è andata di lusso. Quindi l'Holo Rainbow Nail Polish. Il mio è lo 01 e lo Holo. Vediamo com'è. Wow, guardate che bello. È un tripudio di riflessi, già si vede praticamente. Abbiamo questo qui, che anche questo delle unghie non avevo acquistato nulla, quindi praticamente non ho niente. È il Brushed Metals Nail Polish, il mio è il colore 05, I'm Cool With It. Ed è appunto questo bellissimo blu, vedete qui, che è molto molto bello, sembra tipo duochrome. Sì, penso di sì. Eccolo qui, vedo un po'. Molto molto bello, tipo un blu jeans molto bello. E quindi niente, questo ancora sempre appunto questo effetto metallico. Poi ho il kit, questo qui che non vedo l'ora di provarlo, non l'avevo acquistato, ora che ho levato il gel alle unghie si può usare, ed è appunto il Metal Shock Nail Powder con il top coat per fare le unghie effetto tipo specchio, quindi di questo trovate anche il tutorial su Essence TV, quindi andatelo a vedere anche lì perché spiegano e fanno vedere bene come applicarle, eccetera, eccetera. Però io lo voglio provare. Il mio è quindi nel colore argento ed è il Mirror Mirror on the Nail. Quindi questo effetto specchio tipo argentato che non vedo assolutamente l'ora di provare. Poi vi faccio vedere invece, c'erano altre cose nel sacchetto. Ecco, vedete quello che vi dicevo prima, infatti era quello lì con l'unicorno. E questo appunto è viola, lo vedete appunto spatafasciato perché l'ho provato lì all'evento. E questo appunto mi era stato dato anche lì. Poi c'è questo qui che è questa agendina quader barra quaderno che è bellissimo di Essence, quindi che appunto ci ricorda i 15 anni, quindi il compleanno di Essence. Dentro è bellissima perché è tutta colorata e le pagine non sono monotone perché benché ci sono quelle bianche, ma poi vedete ci sono vari, ecco, vari inserti. Ed è bellissimo, mi piace da morire. Questo sarà il mio preferito in assoluto. Così come poi c'era questo aggeggino, che non so che cosa sia perché lo sto vedendo per la prima volta con voi. Vediamo cosa c'è. Questo si apre. Ah, ecco la chiavina! No, che figata! Io questo non l'avevo neanche visto, cioè fatevi conto voi come sto messa. Ed è appunto la chiavina, no, bellissima la chiavina USB. Quindi immagino ci sarà dentro il comunicato stampa, presumo. Comunque è troppo troppo carina, guardate qui. Poi c'è anche l'ultima chicca ed è lui, che ora lo apro e vi faccio vedere. Che ovviamente metterò nella mia postazione make-up, di questo sono super orgogliosa, neanche per, cioè non vale neanche tutti i trucchi del mondo.
Ok, ci siamo, siamo in fondo al video, non ci credo, neanche io avrò parlato tipo tantissimo, però le novità da farvi vedere erano veramente tantissime, quindi ci tenevo a spiegarvi tutto nel dettaglio, a farvi vedere ogni singola cosa perché mi sembra anche giusto. Io niente, ovviamente ringrazio l'ufficio stampa per l'invito, quindi Villani, quindi Rossella, ringrazio tantissimo Marco, ovviamente di Essence, la ragazza di Catrice, che mi sono dimenticata il nome, loro veramente sono sempre carinissimi. Ed è sempre un piacere vederli e niente, noi ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao!